Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. 17.05, fatemi sentire il rumore del mare da là che apre la Siringuita. Eccolo, mare vento. Lo senti? Qui tra un calcinaccio e un altro da via Massena proprio conto i minuti per questo momento. Ed è subito refrigerio. Sì, anche perché a Loro Beach di Jesolo effettivamente tira sempre il vento. Allora, abbiamo un presigla? Sì, ce l'aveva promesso, l'abbiamo conosciuto ieri di persona. Piccolo Lele. E Lele canta Oxa? Esattamente. E questa è la sua canzone. La Siringuita inizia su DJ. A lei che scalda il cuore, a lei che ti fa dire quel che vuoi, a lei che spazza via la tua malinconia per me. Io adoro. Facendoti l'amore soltanto su Radio DJ. La totale assenza di ironia lo rende completamente irresistibile. Una roba da... Ma proprio come faremo senza? Sì, bene, vogliamo stare in questo mondo. L'abbiamo amato follemente, ha rappresentato proprio questa parte di Siringuita a Jesolo, fondamentale. Direi andiamo con la sigla ufficiale adesso. E via! Gamba Mary Jane e Gamba Ricky. Gamba a te. Hai in mente gamba? È quella cosa che si dicono per incitare le ginnaste italiane, la squadra delle ginnaste italiane. Per cui era un continuo gamba, gamba, che non so da dove venga, magari qualcuno all'ascolto ce lo sa anche raccontare, visto che ieri ci avete tolto un sacco di dubbi e quesiti sulle mini asciugamani bagnati dei nuotatori. Sì. Magari sapete dirci anche da dove viene gamba per le ginnaste, che ieri comunque si sono portate a casa una gara pazzesca. Bellissima, è bellissimo quello spettacolo in cui cambiano anche disciplina velocemente, quindi a turno via 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 via, poi cambio via 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 via. Bellissimo. Sì, mi piaceva molto anche tutta la situazione bordo ring, diciamo, certo. No? Per cui gente in mutande, gente coi piumini nello stesso ambiente. Io scusa, ho notato che le ginnaste, che comunque insomma hanno dei calli, niente male, cioè con le mani, con, certo, le braccia, con i piedi, avevano tutte le ciglia in extension, pazzesche, un make up pazzesco, sposa, e sì, le unghie brasiliane, ciao, e le unghie, sì brave, sì. No, come faranno? È stata proprio una bella gara, ieri me la son vista di gusto, oggi pomeriggio invece ho visto 2 ore di box fitto ma quanto ti ha preso bene queste olimpiadi, io guarda, non me lo sarei mai immaginato, ma neanche io, però mi diverto. Ci sono tanti argomenti poi collaterali che mi piace discutere con voi, certo, il giorno dopo, insomma, ci sono tante cose. Oggi poi parleremo anche di pallavolo, so che Diego ha preparato uno speciale, approfondiremo sì, tutto il concetto asciugamani, sì, abbiamo anche poi una questione molto cara a Pinocchio sul diritto di non arrivare primi e neanche secondi e neanche terzi. di non arrivare, esatto, però insomma piano piano. Poi abbiamo abbiamo anche una curiosità interessante sul perché si mordono le medaglie. Sì, credo che sia una cosa che ha preparato Diego, giusto? No. Ah, tu, Vale? Ci ho pensato io, ragazzi. Beh, sì, ma sì, vi voglio stupire. Ne sei una più del diavolo. Tra l'altro oggi è vestita anche da Serena Williams, la Vale, vero? No. No. L'Encapais, sai chi è? Zendaya. Ah, ok, scusa, Vale. Però, ragazzi, vi giuro, è la prima volta da quando è iniziata l'estate che mi sento bella. Amore. Però, Vale, sì, però vedi queste cose nell'armadio, non le hai mai messe. Chi te l'ha fatta comprare? Tu. È il gonnellino da tennista con sotto il pantaloncino. Sì. Comodissimo. Corto, sì. Bello. Ok.
Io anche, cioè, anche se lo metto, fa un effetto diverso. Tutta tatuata è sempre Popeye. Non si esce da quella storia là. Detto questo, guarderemo le stelle, avremo dei gossip olimpionici, sì, consigli di lettura per quanto riguarda Diego. Pomodoro batte cocco, vi dico solo questo titolo per farvi incapricciare. Ma adesso apriamo con dolcezza. Apriamo proprio al palco centrale con una dolcezza infinita. Fabio Concato con Ti ricordo ancora. Che fa bello. Proprio quell'arietta fresca. Senti come va. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Ma la meraviglia. Vi siete accorti che ero io all'oxilofono? Mi sembrava, ecco. È stato detto, un onore, ma... perché Concato mi ha detto: se vengo in Ciringhita ti faccio suonare l'oxilofono. Ho detto io, ma chi è quel musicista tutto tatuato? Ero io. Allora, abbiamo aperto salutandoci e incoraggiandoci con Gamba Diego, Gamba Vale. È questa parola che usano per incitarsi le ginnaste della squadra italiana. Come in tutti i gruppi, io immagino si creino degli slang, quindi immaginati in un villaggio olimpico tutte le varie squadre che hanno i loro modi di dire, di fare, un po' come noi abbiamo Pagoda e Culicchi. Sì. Però certo. Ecco, io non credo che sia questo gamba legato solo alla squadra in questo momento, ma che sia proprio una parola utilizzata da chi fa questo sport in Italia in generale. Esattamente, perché pensa che ci ha scritto Enrico Pozzo, che è ex ginnasta di Squadra Italia e che ci racconta che anche ai suoi tempi si diceva, insomma, è un po' di anni che va. Vi faccio sentire l'audio. Sì. Ciao ragazzi, gamba nella ginnastica arriva da gambare, che si dicevano i giapponesi, è un incoraggiamento giapponese che poi gli italiani, un po' per scimmiottare, un po' per simpatia con i giapponesi, hanno trasformato in gamba, e quindi è un'incitazione praticamente, dai forza, un equivalente, una cosa del genere. Ciao. Eh sì, in realtà è gambatte, che gambatte. Gambarò, diciamo, è un po' difficile da spiegare, però gambatte è quello che tu dici a un altro per dire dai il tuo meglio, fai il meglio che puoi, ok? Quindi, e lo puoi dire in tante circostanze, non solo legato ovviamente allo sport, però mi immagino la squadra giapponese che tra di loro si incoraggino dicendo gambattene. Ma infatti quando tu dicevi gamba, io non sapendo il perché rispondevo gambatte, pensando che fosse proprio quella cosa lì, e invece vedi, mi ero perso. Infatti. Ma infatti da una parte, da queste Olimpiadi viene fuori tanto, perlomeno, almeno da quello che sto vedendo io, e da come viene un po' raccontato, che ogni 3 anni poi questa cosa cambia, perché cambia il linguaggio e quindi anche il modo di raccontare queste vicende, sì, cambia, lo dicevamo anche ieri. Vedo che c'è un forte accento sulle reazioni emotive, per cui i bei gesti, il fair play, gli atleti che dopo aver combattuto fino all'ultima delle proprie forze comunque si abbracciano, si ringraziano, ci sono i vincitori che consolano i vinti, ci sono tante di queste storie che sono le storie che comunque fanno commuovere, fanno emozionare. Sì. Poi però tutti hanno assistito a questo strano scambio, che poi non è stato uno scambio. Una ragazza italiana, Benedetta Pilato, ha perso per un centesimo la medaglia di bronzo, ma intervistata a caldo diceva: è stato per me stupendo, il giorno più bello della mia vita. Dall'altra parte, in studio, una persona ha voluto commentare in una maniera un po' equivoca, forse si è equivocata. Certo è però che uno spunto di riflessione importante in un momento come quello delle Olimpiadi, per noi di Pinocchio vale la pena farlo. Cioè, noi non siamo mai stati con chi arriva sul podio, siamo piuttosto con quelli che si emozionano per un quarto posto e ci aggrappiamo da sempre al diritto di non farcela, di gioire anche solo al pensiero di averci provato e magari di essere all'altezza di noi stessi e non dei riferimenti che vengono magari imposti dagli altri o dalle circostanze. A noi ci dispiace per gli altri e con gli altri siamo sempre pronti a festeggiare. Non lo so se ci siamo o ci facciamo, però quello per noi è l'ultimo dei problemi, perché forse non è una questione di dove ti piazzi in classifica,
ci si diverte e ci importa molto di più di una cosa che è davvero, secondo lei, vincente, che è l'empatia. È quella cosa che ti fa sentire vivo o viva o morto o morta tutti i giorni. È quella cosa che può rendere ogni giorno un pochino più speciale. Quindi, cara Benedetta, noi siamo pazzi di gioia del tuo quarto posto e capiamo benissimo che tu possa essere in quella situazione per cui dici: è stato il più bel giorno della mia vita. Lo festeggiamo con te, con tutti i gambatte del mondo. Grazie per non aver vinto con noi. Questo esatto. Volevo dire. Brava. Una di noi. Sì. Una è stato di anche noi. Il mio, guarda, è stato anche il nostro giorno più bello, solo perché è stato il tuo e tu ce l'hai detto. È stato anche per ma noi. Ma sì. Comunque scrivono la pina diplomatica nel 2024, non me l'aspettavo. Ma no. Perché sono senza freni, ragazzi. Se voi mi aveste lasciato andare libera, probabilmente mi sarei dimostrata diplomatica fino alla fine, capito? Chi lo sa, capito? Invece mi sono dovuta tenere e mi saliva il nervoso, con tutto che sono carica da un pomeriggio di aver visto solo incontri di box. Sì, non tagliatele la strada oggi, che è carica. No, un briciolo di forza. Va bene, dai che continuiamo, abbiamo uno speciale asciugamani tra poco. Questo è il podcast di Pinocchio, lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 23 minuti, Radio DJ. Allora, ieri ci siamo intrippati relativamente alle Olimpiadi, così come è molto noi, di piccoli dettagli, di cose che vediamo, non essendo intenditori di sport, ma appassionati di questa kermesse, perché esatto. Poi ci piace guardare anche tutte tante piccole cose. Abbiamo visto questi piccoli asciugamani dei nuotatori e le nuotatrici che, come arrivano in piscina, li bagnano. Ci faceva ridere questa roba di arrivare e bagnare l'asciugamano. Poi abbiamo scoperto che è fatto di un tessuto fatto apposta che assorbe tantissimo l'acqua, si diventa anche refrigerante, anzi usato asciutto ti brasa la pelle. Quindi... Esatto, si chiama Sciammi e assorbe fino a 10 volte il suo peso e si asciuga in un istante. Stupendo. Le mai più senza. Magiche. Magica. Non è l'unico nel panorama degli asciugamani un po' performanti. C'è per esempio Mizu Towel, che è un asciugamano antibatterico con fibre d'argento. Mizu Towel vuol dire Mizu è acqua. È Towel, l'asciugamano, un prodotto giapponese che ha al suo interno dei fili d'argento che cambiano colore quando si accumula lo sporco. Oddio, E non solo. Il filo d'argento puro serve per prevenire la crescita batterica del 99%. La tecnologia applicata all'asciugamano fa sì che asciuga 3 volte più velocemente rispetto alla media e le strisce di argento cambiano colore quando rilevano impurità come sapone residuo, sporco o sudore. E cosa fai? Devi lavarle? Eh sì, poi lo lavi. Sì. No, ma non dovevi dirlo, a Pina è matta adesso. Anche perché non lo sto trovando. Poi c'è l'asciugamano rinfrescante, fatto di un tessuto che assorbe l'acqua molto rapidamente e la rilascia molto lentamente, producendo un effetto di raffreddamento che deriva dal processo di evaporazione. Tipo i nostri corpi. Che assorbono l'acqua ma non la rilasciano. Vi ricordate quando vi ho detto di per raffreddare una bottiglia dovete avvolgerla in un giornale bagnato? Più o meno il funzionamento è quello. Il concetto è quello. Quindi bisogna prendere l'asciugamano, bagnarlo in acqua calda o tiepida, sì, rimuovere l'eccesso strizzandolo delicatamente, sì, farlo scuotere in aria per 3 volte e poi appiccicarlo, la fazzolettata, esatto, e attaccarlo al tuo corpo. Okay. E da quel momento e per un po' di minuti ti dà un effetto rinfrescante. Poi c'è il getto d'aria per il corpo, che è fatto tipo una bilancia. Tu ti ci metti sopra, lui ti pesa e calibra a seconda del tuo peso il getto che ti deve far partire da giù verso su per asciugarti in pochissimo tempo. Vabbè, ma questo è pazzesco. Getto, però dove è direzionato? Il getto dal basso verso l'alto, Diego. Può sì. essere dove ne hai bisogno, secondo me. Dove ne hai tanto bisogno. Ok, certo. Poi il New York Times che si è appassionato tantissimo alla faccenda. Ma vedi che allora, cioè, comunque, delle volte noi siamo sulla stessa onda con delle testate importanti, esatto. Vale. Sì, ha identificato i 16 migliori asciugamani. Ne ho selezionati 3 per categoria, cioè 3 soltanto, identificando 3 categorie precise. Il migliore in assoluto è il Matuk Milagro, costa $54 a pezzo
ed è un peluche super assorbente, leggero. Matuk Milagro, aspetta che me lo segno. Che non perde mai il pelo. Poi il migliore tra i meno costosi è il Frontgate Resort Collection 44. Dicono costantemente assetato. Là, stai calmo. Quello che asciuga più rapidamente è Lawkins New York Sample, in linea che ha una trama nido d'ape in 3D. In linea di massima, il cotone turco mi sembra di aver capito che sia il migliore per gli asciugamani da bagno e costano tutti una cifra. Però, no, non ne ho trovato uno, se l'hai fatto per farmi diventare matta. Mamma mia, Vabbè, non adesso importa. Ti mando il link, ti mando va il bene, link. Va bene, grazie Vale. Intanto se, magari se li vogliamo anche postare, io in chat vi ho mandato, non so se la Mary lo vuol postare, è un asciugamano come fosse una mini sciarpa, dove però c'è sotto un elastico che va sotto le tette e ti asciuga le tette sotto. Stupendo. Secondo me anche solo la foto la Mary la dovrebbe postare su Pinocchio DJ, perché è una bella ispirazione. C'è anche la versione maschile per tirar su e asciugare. Non l'ho trovata, posso fare una ricerca più approfondita. Se trovi non il link. Mancherò, non mancherò. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17:34. Mi sentite, ragazzi? Sì, yes. Ah, okay. Sì, sì. Vedevo Diego, ma invece ora lo rivedo. Sì, sono qua, siete sono andati qua, sono fuori qua a fare le foto? Sì. Sì, salutiamo tutte le persone che sono qui a Loro Beach a fare l'aperitivo, all'ombra, al fresco, e che fanno le foto e ti salutano, sì, ovviamente. Bacio e saluta tutti. Ci sono tanti bambini e bambine? Sì, sì. Hanno sì, portato sì i compiti delle vacanze? No, no, no. Però no, oggi abbiamo visto qui sotto una famiglia che era si stava adoperando a far fare i compiti ai due figli. Sì, i compiti li faceva la mamma, esatto. Faceva le divisioni. Diceva, pensate allora, che spazio. 23 diviso 2, allora. così. Che cuoricioni. Sì. Va bene, senti, restiamo ancora in tema di Olimpiadi. Parliamo di pallavolo, perché stamattina in chat nostra del programma Diego ha detto: no, ci terrei a fare un focus sulla questione. Sì. Pallavolo. Allora, sì. Sì, no, in realtà è beach volley. Ah, beach volley, ok. Che comunque è pallavolo, però è un'altra, è la pallavolo, ma è un'altra cosa. Mm. Ed è interessante perché comunque è entrata a sua volta nelle Olimpiadi. Sì. Cosa che non succede per tutte le versioni degli sport. Ad ogni modo, c'è un particolare intanto del beach volley fatto a questa edizione di Parigi, è che proprio i campi sono sotto la Tour Eiffel. Mm. Quindi se di solito il beach volley ha come fondale il mare, a sto giro ha la Tour Eiffel. È una roba che sembra il blue screen, cioè sembra quelle quando fai le chiamate su Zoom che puoi cambiare il fondale dietro. Sì. Sto guardando le foto adesso, è incredibile, bellissimo. È necessario però fare una premessa a tutto questo: se c'è uno sport in cui Diego dà il suo meglio ma anche il suo peggio è beach volley. È vero. Cioè, so ogni volta che passiamo di fianco a un campetto ti sale una voglia. Perché che noi tendiamo sport a spegnere, perché sappiamo che poi raggiungi dei livelli di antipatia importanti. Sì, perché diciamo sotto un certo livello mi viene nervoso giocare con la gente. E perché poi sei cresciuto con diciamo una formazione che non è proprio quella della realtà, è quella dei cartoni animati giapponesi. Sì, io ho giocato poi fino in terza divisione a pallavolo quando ero ragazzino, guardando sempre i cartoni animati. Ma c'è un giocatore delle Olimpiadi che è italiano, di origine uruguaiana, si chiama Adrian Carambula, che già di per sé intanto è un nuovo bono. No, ma ragazzi, ma è una roba da perdere la testa, è proprio Kulik imperiale. Kulik imperiale. Questa è nuova, quello imperiale, perché la puoi spendere massimo tre volte l'anno. Vale. Esatto, sì, che è esatto, con una corona di frutta esotica enorme in testa. È un culicchi così. Comunque, lui è stato protagonista, ed è protagonista perché lui ha un colpo speciale, come nei cartoni animati dello sport. I protagonisti e le protagoniste avevano i colpi speciali con dei nomi speciali. Lui ha un colpo speciale che si chiama Skyball, che è una battuta che è esattamente il contrario di quello che si vede di solito. Cioè nel beach volley soprattutto, ma anche nella pallavolo, le battute più potenti sono quelle al salto. Okay, cioè si salta e si batte e dall'alto, bam, lì partivano anche tutti i disegni dalla palla quando la colpiva, che diventava poi ovale.
nel cartone animato, intendo. Con tutta una musica strana, la palla prendeva tutta una forma strana, esatto. Non si muoveva in modo come fosse un UFO, sì, e nessuno, esatto, riusciva a colpirla. Lui fa il colpo che è famoso per chi ha guardato Mila e Shiro, perché era il colpo, la battuta che faceva una delle protagoniste, che era Nami Ayase. Vi faccio sentire il, sì, contributo? Sì. Questo. Nami Ayase è una grande giocatrice, con lei non temiamo nessun avversario, siamo imbattibili. Allora un punto. Guarda la sua famosa battuta a volo di Londra. Toccherai Sofì, non preoccuparti. Qua. Stupendo. Allora, punto per Nami Ayase. Cioè, solo i suoni facevano capire la battuta a nido, a volo di rondine. È la battuta che va, è fatta dal basso, come, okay, gli scarsi a pallavolo di solito. Sì, sì, io, okay, batto così se devo battere. Bravissimo. Ma se sei molto bravo, tu fai una battuta dal basso, che è una parabola altissimissima che arriva fino all'atmosfera. Mille e la fai arrivare appena al di là della rete. Appena al di là della rete. Però mia, che poi quando scende è velocissima e diventa tutta rosa con dei glitter mentre scende. Sì, è tipo Sailor Moon. Che bravo Adrian fa la sua Skyball, che è la versione vera della volo di rondine di Nami Ayase. Io mi sento, come dire, che è valsa la pena vivere fino qua. Che meraviglio, è uno dei giorni più belli della tua vita, Nuno. Sì, forse non avrò mai questo picco un'altra volta. Ma che bello, sono molto contenta per te. Bravo, e sono Adria. Molto contenta che sul palco sia arrivato anche Feggio. Sta scaldando la pista, perché tra un po' cominceranno anche le gare dei BB Boys and BB Girls. What's Loop, pezzo del 2000 secco, così. Lui bello grosso e pieno murato di talento. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Vabbè ragazzi, lo stile, il flow di Fat Joe mi lascia, che ho bisogno sempre di quei 2-3 minuti dopo per dire ma veramente fai... come rimbalza bene. Allora ecco qua, come una palla da beach volley. No, ma proprio quella roba del flow, quel concetto, sì, del flow. Allora, invece, piccolo gossip su DiCaprio, Valentina. È arrivato in Italia, tanto lui tutti gli anni a un certo punto arriva, come, sì, l'anticiclone. Pensavo fosse già qui io, no, per come, no, ne parli. È come l'anticiclone, no, africano, un certo, è con punto... la mamma e la ragazza. È senza la mamma e con la ragazza. Ah, con non la è più Ceretti. Io, mamma, te tu? No, si è fatto grande. No, sono lui, lei, un gruppo di amici, tra cui Tobey Maguire, sullo yacht di Leo. Questo weekend erano a Portofino, adesso sono arrivati in Gostiera Amalfitana. Perché lui è rimasto amico di Tobey Maguire. Sì, sì, ma perché doveva amico litigarci? Di tutti, eh? No, però non è scontato che soprattutto attori con cui magari ha lavorato da molto giovane... Ma guarda, di lui si può dire tutto, ma non che non abbia un buon cuore. Cioè, è uno che nell'amicizia dà tanto. Ha tanti amici e grande la bontà, vale, come l'uomo tigre. Non so se hai letto tra le righe il fatto che se Diego domani dovesse andare a lavorare con altri di noi non si ricorda neanche il nome, e se ci incontra, dai, non ci saluta. Ma figurati. Oddio, quanto riderei. Dai. Quanto riderei. Va bene, visto che hai detto... Esatto, voi, scusate, voi chi siete? No, invece, visto che abbiamo parlato di DiCaprio, è il momento del cinema all'aperto. The Beach, che potrebbe essere assolutamente una proiezione estiva. Prendete posto dove vi pare e godetevi un po' di film con racconto, con proprio questo mood di grilli, che anche se non segui il film e ti fai una dormita per tutto il tempo, ti risvegli che sei, sì, nuovo di, sì, pacca. Andiamo. Estate, tempo di scoprire nuove mete esotiche. Questa è la storia di Richard, giovane americano in cerca di avventura a Bangkok. Durante la sua permanenza in città incontra Duffy, che gli parla dell'esistenza di una misteriosa isola con una splendida spiaggia, dove lui e altri viaggiatori hanno fondato una piccola comune. Prima di suicidarsi, Duffy consegna a Richard una mappa per raggiungerla. Il ragazzo convince una coppia di francesi ad unirsi a lui e insieme partono alla ricerca della mitologica spiaggia. Il pericoloso viaggio si snoda tra mare, campi custoditi da thailandesi armati e ostacoli da superare, ma alla fine i tre raggiungono la tanto agognata meta. Congratulazioni! Io ci ho messo quasi un'ora per convincere le mie palle a farlo.
Attenzione, io ero solo, perciò dovete riconoscermi qualche attenuante, no? Credo sia meglio che vi presenti Sal. Cristo santo, siamo qui! Ce l'abbiamo fatta! Quello che trovano è una comunità di viaggiatori capeggiata da Sal. La vita sulla spiaggia sembra un vero paradiso, un meccanismo perfetto, interrotto solo da sporadici viaggi sulla terraferma per recuperare i generi di prima necessità. Ma non è tutt'oro quello che luccica. Un incidente che vede coinvolti uno squalo e due ragazzi cambierà per sempre le dinamiche e la prospettiva del gruppo, dando inizio ad una serie di sfortunati eventi a catena. Io credo ancora nel paradiso, ma almeno ora so che non è un posto da cercare fuori. Perché non è dove vai. Lo trovi dentro, quando senti per un momento nella tua vita di far parte di qualcosa. E se lo trovi, quel momento dura per sempre. Richard, nel corso della sua permanenza, ha riconsiderato l'idea di avventura e di comunità. La sua vacanza sull'isola ha rappresentato per lui il vero viaggio. Un viaggio all'interno di se stesso. Questa era la storia di Richard e questa era The Beach di Danny Boyle. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:50 e in questo momento sta per suonare la campanella per i compiti estivi. Olè, allora forza. Ragazzi, dai, velocemente abbiamo lasciato indietro perché poi settimana scorsa c'erano i bambini qua, le bambine, i passerini, e ho fatto le pagine un po' più facili per tutti perché sono c'erano già bambini... le trovate su Pinocchio DJ, la pagina di oggi, esatto, perché c'erano delle bambine di due anni no, oggi veramente. Facciamo pagina 87, la fotosintesi clorofilliana. Ma che materia è? Scienze. Ah, scienze. Allora, ci sono delle parole che dovrete... sai, forse proprio la materia, la fotosintesi. Vale. Top. È una cosmetologia. Leggo make-up, io le parole vai. Da inserire? Vai. Radici, sostanza, verde, foglie, energia, luce, elementi. Allora, la fotosintesi clorofilliana. Il suo nome viene dal greco photos, che significa... luce. Allora, questa la so io. A luce? Pina. Avrei detto verde, ma... meno male, Vale, che hai fatto greco, Brava. E da sintesi, ovvero un processo chimico per cui si ottiene una sostanza mettendo insieme diversi... elementi. Brava. Brava. Clorofilliana viene da clorofilla, sostanza che dà il colore... verde. Verde alle foglie delle piante. Essa... La clorofilla assorbe la luce del sole e la trasforma in sostanza. Energia. In energia. In energia. La fotosintesi si svolge nelle sostanza. Foglie. No. No, pensavo che la Vale quando decide che ne dice una la dice sempre. Sempre quella. Nelle foglie. Dove arriva la linfa, una sostanza composta da acqua e sali minerali che le piante assorbono dal terreno grazie alle sostanza. Radici. No. Radici. Proprio nelle foglie la linfa grezza viene trasformata in una verde. Era proprio il momento di sostanza. Comunque sostanza. Tutte le volte scegli una parola ed è l'ultima, sì. È una sostanza diversa, la linfa è elaborata. Mi è piaciuto. Domani ci fai il dettato, Diego? No, allora, volevo farlo venerdì. Ah, ok. Che è l'ultimo giorno. Va bene, okay. Dai, l'ultimo compito dettato. Domani vediamo. Domani ve lo dico già, facciamo geometria. Ok. Va bene. Dai, va l'ultima. Bene. L'ultima però, giuro. Poi basta, Ci dai il voto domani? No, non c'è voto, sono compiti. Allora, Pinocchio è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. 18:05 Radio DJ, ragazzi, nella pausa sono corsa al piano giù a far pipì, è una corrida qua dentro, cioè una roba, perché i bagni del piano dove ci sono gli studi sono in rifacimento.
Okay. Quindi bisogna andare, sì, avevo quell'ansia di non arrivare in tempo. Grandi lavori in via Massena, mentre qua è proprio l'orario in cui a Loro Beach scende un po' di più il sole, arriva un freschino, come si sta bene. Bravi, beati voi, che meraviglia. Infatti è pieno di gente, Pina, ti salutano tutti. Amorosi. Pensavano che ti tenessimo qui dentro in studio. Dicevano, ma volete far uscire la Pina? Secondo voi? Ma non è stato sequestro. No, è che mi sciolgo ormai, perché è arrivato Madame Tussaud, se mi esponi al sole è finita. Però è come San Gennaro, se ti sciogli l'anno sarà stupendo. Sarà stupendo, sarà stupendo, ma mi sto scegliendo, ve lo dico già, ve lo dico già. Bene. Senti, no, invece, restando in tema di Olimpiadi, Vale, avevi fatto questa piccola ricerca sul perché gli atleti, quando vengono premiati, che salgono sul podio, gli viene data la medaglia bronzo, argento, oro, poi c'è un momento in cui fanno la foto mordendo la medaglia. Esattamente, si è interrogato prima di noi il Post, che ha scritto un minuzioso articolo nel quale si dice che gli esperti, a parte che ci sono gli esperti di storia delle Olimpiadi, ok, ci posso credere, gli esperti di storia delle Olimpiadi non sanno con precisione da chi partì ufficialmente la moda di mordere le medaglie. Una delle ipotesi che vengono citate più spesso è che questa tradizione sia legata al fatto che i mercanti e i minatori mordevano le monete d'oro per accertarsi che fossero d'oro, perché l'oro e è non più di latta. Morbido. Sì. Sì, è più morbido di altri metalli, per cui mordendo un oggetto fatto d'oro i denti lasciano una piccolissima impronta. Ma io penso, sei sicura? Sì. Sì, perché è un metallo morbido. Non mordete l'oro, ragazzi, non mordete tutti quei lingotti che avete in casa. No, esatto. mordete l'aria per fare le foto, che però è un'altra storia. Sì. Quella di venire bene in foto mordendo l'aria. Vabbè. Di fatto le medaglie d'oro che vincono gli atleti alle Olimpiadi non sono d'oro puro da almeno un secolo. Lo sono stato per pochissimo tempo, ma dal 1912 vabbè, non lo sono più. Vabbè, saranno almeno bagnate nell'oro. Allora, adesso sono d'argento, placcate in oro, okay. E poi ogni anno la nazione ospitante ci mette dentro qualcosa. Per esempio, le medaglie di quest'anno contengono una piccola quantità di ferro della Tour Eiffel. Sì, l'ho sentito. Sì. Comunque, com'è come non è, un'altra delle versioni. Pensa quello che è stato incaricato di starli a grattare la Tour Eiffel, capito? Cri, 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 una e due. Cioè, hai voglia, voglia. Non ti passa più. Di fatto, l'altra versione accreditata è quella per cui i fotografi a un certo punto, per cercare di contenere viso e medaglia dell'atleta vincitore, chiedessero allora avvicinala, già che ci sei dai un morsino, e poi è diventata tradizione. Bella, perché in effetti quando te la metti al collo arriva in mezzo al petto, quasi sullo stomaco, quindi non è detto che in un primo piano ci sta tutto, no? Certo. Interessante. Basta? Sì, basta, certo. Ipotesi, ok. Sì. Allora io do il benvenuto alla nostra band dell'intelligenza artificiale, che oggi mi apre il concerto, il mini concerto di una canzone di Boy George, che era tempo che lo aspettavamo. E loro aprono con un reggae delizioso. Siete pronti? Sì. Dai. Ok. Benvenuti. Benvenuti. A moda. Questa è la ciringhita di Pinocchio, si sta bene qua. Pagoda, pagoda, pagoda. Ma lo stile? Sulle frequenze di Radio DJ, con la Pina, la Vale, Diego, Ciocca, la Mari J. Ma il basso? Culi, culi, culicchi, tagati, culicchi, tagata, tagata, da. Cosa aspetti a venire da noi? La ciringhita è aperta da mo. Culi culi cu, culi ti tacca ti, culi ti tacca ta 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 ta. Culi ti tacca ta 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 ta. Ragazzi, funziona, come lo metti in ogni genere. E anche oggi ha fatto una bellissima figura.
Diamo il benvenuto a Boy George, che di canzoni brutte non ne ha fatte. Bravo. Ma questa forse è una delle mie preferite. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Mamma, che bellezza, che bravo Boy George, grazie per essere venuto alla Ciringhita. Grande. Allora, è arrivato il momento di parlare di stelle. Io mi ero già segnata il 12 di agosto per vedere le stelle in calendario. 12 agosto, la notte, verso le 2:30 e verso le 3. Esatto, verso le 3. Io avevo messo le 2, così poi... Eri pronta per le 3. Capito? Sì. Perché è più facile essere pronti alle 2 che alle 3. Vabbè, esatto. Ok. Ma in realtà quello di cui vi parlerò non sono tanto le stelle cadenti, che è ok, ma è provare a approcciare un modo per riconoscere le costellazioni. Ok. Perché comunque quando il cielo è stellato è molto bello, è bello però quando riesci a riconoscerle, no? Sì. Che ti dà un po' di riferimento, insomma, comunque. Mi sono molto preparato, non è difficile. Pina è in uno stato di sbattimento da giorni, si è portato anche il suo computer da casa dove non so quale altre informazioni ci sono, ha. No, ci sono delle foto delle costellazioni, perché vorrei riuscire a spiegarvele in qualche modo. Dai, allora. Intanto, le costellazioni sono, ricordiamo, una convenzione, perché quando si sono dati i nomi alle costellazioni si pensava che il cielo fosse piatto, fosse un muro. In realtà le stelle che noi diamo come riferimento di una costellazione, da quale vediamo raggruppate così, ma tra di loro non c'è un muro, quindi sono distantissime e totalmente autonome l'una dall'altra, non esiste un riferimento, un'influenza tra di loro. Comunque, Diego, attento a dirci queste robe del muro, perché poi io e la Vale ci immaginiamo le cose e sbagliamo. Esatto. Andiamo dritti alle costellazioni. Allora, la prima e più facile da riconoscere è l'Orsa Maggiore. E io quella la so riconoscere sempre. Che è, diciamo, costituita da 7 stelle, chiamato Grande Carro anche, possiamo definirla come, potete immaginarla come una pentola rettangolare con un manico, sì, ok? Sì. 4 stelle per fare il rettangolo e 3 stelle che sono la coda del carro o il manico della pentola, okay? Allora, quando ce l'avete presente, immaginate le 2 stelle che sono opposte al manico, ok? C'è il manico, sì. poi ci sono altre 3 stelle, diciamo, il manico si attacca a una stella del tritolo. Sì. Ecco, 2 di queste stelle sono quelle opposte proprio al manico. Segnano una linea che voi potete immaginare di proseguire nel cielo, quindi fuori dall'Orsa Maggiore, e 5 volte la loro distanza vi fa trovare la stella polare, che è quella più luminosa, che è molto allora, a nord. Scusami un attimo, ci sono le 4, 1, 2, 3, 4 e poi 3 di manico. Ok, ora dimmi dove... Prendi la stella opposta all'attaccatura del manico. Ok, esattamente, sì, okay. Sì. Quella si chiama Merak. Sì. La stella alla sua destra si chiama, non mi ricordo. Beh, chi se ne frega, ma dove devo andare dalla di Merak? Di lì, verso destra. Vado a destra, ma cioè, raggiungo l'altra oppure... Sì, e poi vai più avanti. Ah, esci dall'orsa. Sempre dritto a destra? No, sempre solo dritto. Trovi l'orsa polare. Okay. Sì, l'orsa polare, trovi la stella polare, sì. che è la punta del manico della piccola orsa, dell'orsa minore o piccolo carro. Ah. Quindi dall'orsa polare risali di 3 stelle ed è il manico e c'è poi il pentolino dell'orsa minore. Okay. Hai capito? Sì. Più o meno? Più o meno. Mm. Certo, a non vederli davanti devi fare proprio una. Devi portarti il computer da casa. È per quello che avevo computer. Comunque, sono la pentolona e la pentolina. Padella e padellona. Altra costellazione riconoscibile è Cassiopea. Cassiopea è a forma di M o di V, dipende da come sì, è girata. Sì, è vero. Sì. E la riconoscete V perché... doppia. Esatto, è attraversata dalla Via Lattea. Quindi è una costellazione che... Cioè, quella parte lì è quella più riconoscibile, non sono solo quelle che fanno la M o la W, le stelle della Cassiopea, ma comunque la potete riconoscere. Altra storia è per il cosiddetto triangolo estivo. Un triangolo i cui vertici sono 3 stelle, sì, Altair, Deneb e Vega. Le riconoscete, sono molto a nord, perché Vega è la 5ª stella più luminosa e a occhio nudo appare bianco-azzurro d'estate, molto alta, quasi proprio al nord. Ok? No, perché non so dove è il nord. No, in alto, in testa. Alto. Tu guarda Nonna, sul soffitto. Sopra di te, là in alto, esatto. Vedi la stella. Dove sono? Sì, perché quando le costellazioni sono molto a nord, dove sei, gira tutto il cielo, ma essendo in alto, sono sempre là, capito? Ok.
Hai capito cosa voglio dire? Sì, quindi è Vega è quella lì più luminosa. Sì. Da Vega, adesso mi perderò, parte la costella, testa della costellazione del Cigno, che in realtà sono tipo le ossa di un pollo disossato. Okay. Ha voluto chiamare Cigno perché c'erano tanta poesia. Per dargli un tono. Gli antichi erano molto poetici. Da qui in poi secondo me ci perdiamo, vai. No, mi fermo qua? No, facci perdere, dai, bello. No, perché da Vega è anche legata alla costellazione della Lira, che devo dirvi è piccolina e secondo me è anche brutta. Ok. Ma l'altra stella di quel triangolo di cui fa parte Vega, che si chiama Altair, è la testa della costellazione che si chiama Aquila. Bruttina anche lei a vederla. Però ho una domanda a chiusura. Esiste una stella che si chiama Arturo? Porca, non lo so. Perché io mi ricordo che da piccola la prima stella che appariva, diciamo, è quella, la stella di Arturo. Ma siccome mio cugino si chiama Arturo, può essere che lui mi ha detto quella stella sono io. Allora si chiama... esiste ed è la stella più luminosa della costellazione del Boote. E allora aveva ragione. La quarta stella più brillante del cielo. Vedi, più brillante di Vega. E allora sì, ci siamo. Bella Arturo. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:23 Radio DJ, è il momento di gossip, ma anche questo è un po' a tema olimpico, dico bene, sì, Vale? Sì, dici benissimo, perché volevamo raccontare un po' le storie d'amore tra atleti. È impossibile raccontarle perché, a parte che quelle già nate, vabbè, le conosciamo e ne citiamo giusto tre. Quelle che stanno nascendo sono in corso. Ma tu immagini cosa può succedere là? Sappiamo solo che le app di incontri sono esplose. Proprio esplose. Cioè, alcune le hanno vietate, tipo Grindr. Sì. Grindr l'hanno vietata. Altre invece che non hanno vietato sono esplose. Giustamente, sono giovani. Grindr l'hanno vietata perché parecchi giornalisti nelle scorse Olimpiadi hanno fatto del gossip facendo outing, esatto, di atleti e atlete che vivono in paesi in cui l'omosessualità è ancora un crimine. Esatto, e quindi, spieghiamo che cos'è Grindr allora. È un'app di incontri specifica per persone omosessuali. Sì. E quindi insomma è stata vietata per proteggere queste persone, ma altre app invece sono esplose. Sì, per esempio Tinder è proprio in fiamme, non puoi toccare il telefono. Mamma, se c'hai un frullo. Il 52% dei profili menziona olimpionico nella bio. Il 43% si descrive come atleta. Gli sport più citati sono calcio, basket e nuoto. E ginnastica e basket sono quelli che hanno una crescita maggiore di interesse. Vabbè. Detto questo, corpi ciao, cioè tutto capito. Corpi, ormoni, felicità, emozioni, gioventù. Sì, trasferta. Trasferta, che è sempre un grande elemento. Bravo. Allora, tutto quello Parigi. Che ci manca tranne la trasferta. Comunque, non possiamo non citare Rossella Fiammingo e Gregorio Paltrinieri, dei quali si è parlato tantissimo oggi, tra ieri e oggi, perché lui ha vinto il bronzo nell'800 stile libero e lei invece l'oro nella spada femminile. Sì. A gruppo. E loro stanno insieme dalle scorse Olimpiadi, da quelle di Tokyo, si sono conosciuti lì, hanno cominciato a frequentarsi lì, e per cui stanno insieme da 3 anni, si amano da pazzi. Lui tra l'altro, loro hanno gareggiato più o meno in contemporanea e lui ha finito però prima di lei. Per cui ha chiesto alla gente che stava attorno a lui, ai giornalisti, diceva: raga, ditemi cosa dov'è? Che l'ho chiamata 12 volte e continua a non rispondermi. Perché lei stava vincendo l'oro. Io mi sono un po' commossa. Non ho dubbi. Non possiamo non citare Federico Nilo Maldini, che ha vinto l'argento per lo sport pistola 10 metri, il quale aveva detto alla sua fidanzata: se vinco alle Olimpiadi ti sposo. Lo stavano intervistando, lei stava lì in prossimità di lui ma non era inquadrata. Lui le ha detto: guarda, ti ricordi cosa ti avevo detto? Nel frattempo la telecamera inquadra anche lei. Lui si inginocchia e le dice: Carlotta, mi vuoi sposare? E aveva anche l'anello in tasca. Ciao. E poi Jonathan Owens, il marito di Simone Biles,
loro sono una coppia straordinaria. Ieri ho cominciato a vedere la... giovanissimi, perché sì, la serie, da quanto stanno insieme? Io ancora non l'ho vista. Allora, loro stanno insieme dal lockdown praticamente, okay, dal 2020. Okay. Si sono conosciuti via Instagram, lui non sapeva chi fosse lei, però aveva visto che aveva un sacco di... cioè le era comparso nella, nelle sue... come si dice? Nella sua... dai, che quando ti compaiono le persone che ti vengono suggerite dall'algoritmo. Nei suggerimenti, nei suggerimenti. Dice, ma quanti follower che ha sta ragazza? Deve fare qualcosa di buono. Le piace, gli piace fisicamente, per cui le scrive subito, cominciano a... a chattare, a chattare. I suoi amici gli dicono, ma sei serio? Ma guarda che lei è Simone, cioè proprio è la regina dell'atletica. Sì. Da quel momento in avanti nasce una storia che viene rafforzata dal fatto che in quel periodo, essendoci il lockdown in tutto il mondo, entrambi non potevano allenarsi, perché lui è un giocatore di football americano, quindi anche lui è atleta a livelli altissimi, anche se lei dice di lui che comunque lei lo manda a casa, lei è andata a fare gli allenamenti che fa lui quotidianamente, li ha fatti senza sudare, e poi è andata a fare i suoi. Lui è andata a fare quelli di lei e proprio è dovuto stare muto. Ragazzi, la ginnastica è a un livello superiore, ma poi così protratta negli anni, cioè hai una struttura muscolare che non lo so, è legno, cioè una roba pazzesco, una resistenza. Si è visto, quando ho notato, ma è una stupidaggine, siccome lei poi è piccolina, quando è salita sul podio, che era, avendo vinto l'oro, era quello più alto, è salita come se facesse un tic, come un gradino, capito, di 5 mm, e però era un bel mezzo metro, non so, cioè io sarei salita, non so, con una ginocchio. Corda. Ti con dico una solo corda. Che nel documentario a un certo punto loro due fanno una gara a chi si arrampica più velocemente in arrampicata su un muro artificiale, niente. Lui inizia e lei già in cima. Ma bello. troppo carini. Sì. Va bene, relativamente alle stelle, Diego, la gente è impazzita di gioia, che hai spiegato come trovare la stella polare. Oh, e quindi qualcuno dice, sono anni che guardo Super Quark e solo ora capisco come trovare le costellazioni. Oh. Vado a pavoneggiarmi con i miei figli. Oh. Brava. E poi ci confermano che Arturo non solo è una stella, ma che è l'unica con un nome di persona. Ottimo. Che bello. Sì, grazie, vedi? Allora. Che bel servizio. Hai fatto bene a crederci fino all'ultimo, Diego, a questa notizia. Adesso non so a cosa ti aggrapperai nei prossimi giorni. Vediamo. Ma vediamo, ti darò io fuori onda un temino per domani. Molto bene. Ok. Non vedo l'ora. Allora possiamo andare. Pinocchio. Pinocchio è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. 18:35 Radio DJ. Diego, ho notato nel monitor che quando rientri in studio ti togli la camicia e resti in canotta, potresti farti un profilo per un'app durante le Olimpiadi. Saresti assolutamente un degno olimpionico. Amore. Sei delicatissimo, eh? Ma infatti quando facciamo le foto qua fuori, cioè, è proprio un continuo complimenti a Diego. E a me tipo dicono, sei molto abbronzato. Non avevo notato. Che nervi, meno male che sono qui, meno male che sono qui. Per dire qualcosa. Perché non so, cioè nonostante sia stata 2 settimane io solo non sono neanche abbronzata, quindi no, non voglio infatti neanche immaginare, guarda. Oh, vabbè, ma perché andiamo io sembro, oltre. Perché ho la voce di uno più basso di quello che sono. Comunque. Beh, vabbè, ok. Allora, di base però la cosa che mi più nervoso è che sei bello ma anche intelligente, per cui adesso consigli un libro e la gente ci crede, perché giustamente dai sempre dei bellissimi consigli. Grazie, ma sono bellissimi i libri che vengono scritti, ce ne sono tanti belli. Questo è un libro edito da Sellerio che si chiama Storia di mia vita, scritto proprio in un italiano che non è italiano, l'ha scritto Janek Gorczyca, credo che si pronunci, mi perdonerà, è un cognome polacco. Tenete conto che Janek vive in Italia dal 90 e qualcosa, vive a Roma, in giro per Roma, è un senza tetto, senza fissa dimora, e in questi anni ha fatto tanti lavori,
tante ma non cose. Ne hai già parlato? No. Ce l'hai parlato a noi fuori. No, raccontavo di un libro che era un classico di Orwell, che raccontava la sua storia. Ah, è vero. Immigrato, bravo. Giovanissimo, senza soldi, che è vissuto anche senza fissa dimora. È vero, questa è una giusto. Storia di oggi. È la storia di un uomo che, incontrando le persone, parlando tanto con la gente in strada, ha imparato l'italiano molto bene, non ha la grammatica perché non ha studiato sui libri, per cui il titolo è Storia di mia vita, ma conosce molto, ha letto moltissimo nella vita, e c'è la sua storia del presente e la sua storia con la grande amore Marta, che non c'è più, la storia con il suo cane, e del perché ha una casa con una doccia sicura, preferisce le sigarette e le birre, e vi assicuro le ragioni sono piene di dignità, ed è una storia di un uomo che ha vissuto 150.000 vite, che è nato in Polonia, ha vissuto la fine di quel tipo di comunismo là, ha lavorato nelle miniere, nelle centrali nucleari, ha fatto del commercio illegale, è stato in Afghanistan, ha avuto tante vite, tante scelte che ha fatto sbagliate, le hanno portato a pagare caro, con la vita, le conseguenze degli errori, c'è una verità senza volersi vendere per quello che non si è una storia bella, perché tutto è nato da questi quaderni dove lui raccontava delle sue cose, ha avuto l'esigenza spontanea sua, essendo molto curioso, essendo un grande lettore, di scrivere le sue cose, e un professore che è anche un giornalista, che si chiama Cristian Raimo, che è un professore che lavora nelle scuole pubbliche, lavora tanto nelle periferie perché la scuola pubblica offra a tutte e tutti i ragazzi e le ragazze la possibilità di scoprire chi sono, più che altro. Ha letto queste cose e ha detto, senti, diventi uno scrittore, così com'è. Gli ha proposto questa cosa di mettere ordine nei suoi quaderni, e ne è uscito un libro che è un libretto, sono 140 pagine circa, di un'intensità, di una verità, dove tra l'altro c'è questa visione di chi è senza fissa dimora, che sa di una città. È questo che mi sembrava molto bellissimo. Lui, molto sa quando apre lui sa quando apre un negozio, quando ne chiude un altro. Dice, lì c'era, fino al mese scorso c'era un supermercato, adesso ha aperto. No, e poi è un punto di vista poco conosciuto. No, e sì, il punto di vista su una grande città di chi sta dove di solito nessuno vuol guardare. È un libro di una bellezza, di una dignità, di una potenza, e anche secondo me ci restituisce, come dire, tanti pezzi di che cos'è una vita quando quella vita non ha il privilegio di essere in una bolla protetta, però è vita. Certo, bello Diego, Storia di mia vita, lo trovate poi nelle storie di Pinocchio, insieme a tutti gli altri libri che ha consigliato quest'estate Diego. Noi proseguiamo, direi. Yes. Sì. È il bandido Ola. Ragazzi, ole, siete pronti? Vai. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. È perfetta per questo orario, pezzo perfetto per questo orario. 18:43. Io volevo chiedere alla Vale di darci delle anticipazioni, perché so che c'è un grande cambiamento nel mondo dei profumi e sì. Che dobbiamo dimenticare il cocco, che io manco ho visto passare onestamente. Però ma per dare... Sì, diciamo che forse ha avuto un auge di nuovo. Allora, in realtà il cocco accompagna da tantissimi anni, da sempre, le nostre estati. Sì, penso... diciamo che è una base magari, non è sempre solo cocco, però in effetti è una base che ritrovi magari nelle creme da corpo, nei doposole, cioè okay. È una profumazione che d'estate va. Sì, cocco, fiori di tiare e le note tropicali. Ok, sì. Da tantissimi anni okay. Ci sono. Ma la novità di quest'anno, in realtà dall'anno scorso, ma più specificatamente relativa ai profumi, è quella del pomodoro, o meglio delle foglie di pomodoro, che sono le nuove star incontrastate dei profumi estivi rinfrescanti. L'anno scorso, protagonista della stagione è stata, noi non ce ne siamo accorti, no. Però è stata l'estetica Tomato Girl, virale su TikTok. Era una citazione al frutto non letterale, non è che bisognava vestirsi da pomodoro. Meno male. Ma rimandava a un immaginario di vacanze mediterranee. Ok. Con crop top in sangallo, abiti in stile anni 50, quindi niente a che vedere con quello di cui stiamo parlando adesso, ossia fragranze per il corpo, per la persona,
a base di appunto di foglie di pomodoro, di pianta di pomodoro. Che ho in mente bene l'odore. Cioè, eh sì. Ce l'ho proprio, è forte, è stupendo. Sì, io ho un profumo. Che però è un po'. Cioè, tipo quando prendi i pomodori, i datterini che hanno magari, o i pomodori che hanno, sono legati tutti a un unico ramo, appesi, sì, no? Ciliegine. Sì, sì. Delle volte quei rametti, se tu li annusi, vai fuori di testa dalla bontà, che dici vorrei che il mio sugo sapesse di questo, ma poi è difficile. Per cui delle volte io ho provato a metterlo dentro la salsa, ma comunque non lo estrai del tutto. Non lo estrai. Invece allora, evidentemente... Sono state usate per tantissimo tempo nelle fragranze per ambiente. Infatti stavo dicendo, ho un profumatore, per ambiente a casa, al pomodoro, che sa proprio di fresco. Che bontà. E invece adesso le profumerie, i nasi, i profumieri, quelli che ti fanno i profumi ad hoc, per esempio, utilizzano le foglie di pomodoro per farti da... come il chicco di caffè, esatto, per ripulire il naso da una fragranza all'altra. Cioè, sì. Però bisognerebbe capire quale pomodoro, perché ragazzi, ma quante specie di pomodoro ci tantissime, sono? Tantissime. Un milione di milioni di milioni di milioni. Di milioni. Sai chi è esperto di profumi, appassionatissimo? La medaglia d'oro Nicolò Martinenghi, il nuotatore. Ah sì? Grande appassionato, su TikTok lui fa tutti dei contenuti sui profumi. Ah, vedi. Per dire. E il sentore della foglia del pomodoro attiva nel cervello dei recettori che ci rimandano a casa. Vuoi perché siamo cresciuti cioè, con il sugo? Tornatevene a casa. No, però piace tanto e va ad attivare quelle parti del cervello, certo, che ti rimandano a situazioni familiari. Domestiche. Esattamente. Bene. Allora, ci sentiamo la canzone. Poi, sono arrivate delle sigle oggi? Sì, un po' sì. Mi sono mancata. Vorrei sentire 2 o 3 prima di salutarci. Sì, dai, ok. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:49, Radio DJ. Siamo andati un po' lunghi stasera, abbiamo fatto un sacco di chiacchiere, però una sigletta, anche una cosa veloce, vale. Vado. La ciringhieta di Pinocchio su DJ, eccola qua. Con la pina, Diego e Vale, Mary J, Culicchi ciocca. Questo era un messaggio diretto. Questo era un DM, DM secco. Sì. Ancora una. Dai. La ciringhita su Radio DJ. E ancora uno, l'ultimo, giuro. Finché vedrai sventolar la ciringhita come un'esplosione di vita, wow, e la radio suonerà, saprai quando c'è la ciringhita. Diego Pina e Valentita, ciringhita, I love you. Valentita! Ma ti si ama! E allora liberiamo il palco per l'ultima esibizione della ciringhita di stasera, una lunga intro ma che mette nel mood giusto per godersi la canzone. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Altro che volersi bene un po', amarsi un po', noi vi si adora ragazzi, grazie anche per queste 2 belle ore di ciringhita, grazie Diego, Ciocca, Vale e anche a Ricky qua da Milano, ci sentiamo domani sempre con la ciringhita, sempre su Radio DJ, a domani, ciao! Ciao.